Oggi risolverò un grave problema che affligge tanti di voi, ne sono sicura. Benvenuti nell'ultimo appuntamento con Danza con Joe per il mese di novembre. Come state? Spero tutto bene. Vi è mai capitato di sentirvi completamente, completamente, completamente in crisi con un particolare passo che non vi viene per quanto lo praticate, o una coreografia che non riuscite a ricordare, qualcosa che vi sembra effettivamente troppo? Troppo difficile per la vostra esperienza. Sicuramente sì, è capitato a tutti, anche ai più esperti. Eccomi qua quindi per darvi ben 7 consigli per migliorare quel determinato passo o per memorizzare quella determinata coreografia. Quindi vedete questi consigli in senso ampio, cercherò di essere più chiara possibile. Lasciatemi subito un likeino di supporto e cominciamo. Il primo consiglio che vi do è di non avere paura a chiedere, a fare domande, anche le più dettagliate, chiaramente senza essere troppo insistenti, perché parlo per esperienza, anche chi fa troppe, troppe domande poi rischia di far perdere tempo a tutti e c'è sempre, comunque prima soprattutto di un'esibizione o comunque in ogni caso a lezione, c'è sempre un momento per le domande e aspettate quel momento se ne avete tante. Se invece ne avete una, non abbiate paura a chiedere, pensando di fare magari la figura di quelli incapaci o che non hanno capito. Voi chiedete, cercate di ascoltare bene e di interpretare bene ciò che vi dice il vostro insegnante, sicuramente vi darà una mano a capire. Magari voi fate quella domanda e l'insegnante sa darvi la chiave di volta per incastrare il tutto e finalmente riuscire ad eseguire bene quel passo o quella coreografia. Il secondo consiglio che vi do è quanto mai scontato, ovvero riprovare mille, miliardi, milioni, mille di volte il passo o appunto la coreografia. Sicuramente continuare a provarlo vi aiuterà sia a memorizzarlo sia a farlo memorizzare al vostro corpo e ai vostri muscoli, in modo che venga in un certo senso automatico. Quando il passo verrà eseguito in maniera automatica dal vostro corpo, avrete modo di pulirlo, perfezionarlo e ricominciare da capo il processo. E l'unico modo appunto per fare questa cosa è riprovarlo mille volte, non solo a lezione, ma anche nei momenti liberi. Se vi capita di avere quei 5 minuti di attesa, che ne so, alle poste o al supermercato, non so, oppure a casa anche tra una merenda e i compiti, voi provatevi quel passo lì anche una decina di volte e vedrete che prima o poi vi verrà molto molto bene, ne sono sicura. Il consiglio numero 3 è una cosa che io faccio abbastanza spesso, ma che non tutti fanno. Il consiglio che vi posso dare è: aiutatevi con un video. Se si tratta di un passo specifico, sicuramente sia l'insegnante che l'internet in generale vi sapranno aiutare con video tutorial molto intuitivi e che sicuramente vi daranno nozioni in più nei confronti di quel determinato passo. E in questo modo voi potrete proprio studiare la teoria del passo per poi metterla in pratica durante la lezione oppure appunto in proprio. Se si tratta di una coreografia, voi chiedete se è possibile, non tutti lo fanno, io lo faccio in privato con i miei allievi, però non tutti lo fanno, voi chiedete se è possibile avere un video della coreografia in modo da avere un riferimento a casa per poterla ripassare e memorizzare. Il video magari fatto alla classe oppure se la classe non ha capito effettivamente come va fatto, chiedete all'insegnante di eseguire la coreografia insieme alla classe, così avrete il riferimento proprio di chi l'ha ideata per poterla fare esattamente come viene richiesta. Consiglio numero 4 aiuta anche il momento sociale e in questo periodo sicuramente vi farà piacere questa cosa ed è ripassare con un'amica. Un'amica di danza è un'amica per la vita, più o meno, quindi è la tua stessa passione e magari in questo frangente di lezione, in questo passo, in questa coreografia, magari lei ha capito un po' meglio di voi, vi può sicuramente aiutare. Lei passerà le sue nozioni, quello che ha capito a voi e voi magari potrete dare le nozioni che avete capito meglio di lei a lei, quindi è un lavoro di scambio.
sociale, divertente, perché comunque non si lavora da soli, sicuramente è un ottimo modo per saper fare non solo noi stessi la coreografia, ma anche iniziare a coordinarsi con una compagna di corso, ed è già un bel passo avanti, perché comunque alla fine anche la sincronia del corso durante l'esecuzione è molto molto importante, quindi sicuramente trovarvi con un'amica o più di un'amica ovviamente vi sarà sicuramente d'aiuto. Consiglio numero 5, studiare il passo nel dettaglio. Si rifà un pochettino al punto 3 che vi dicevo. Vi faccio un esempio semplicissimo. Passaggio del braccio così. Vado ad analizzare sia il movimento del braccio, che è la cosa più intuitiva. Vado a vedere la mano in quale posizione è, vado a vedere le spalle come si allineano, il busto come si sposta, la testa e lo sguardo dove vanno, l'espressività che va data. Quindi sicuramente entrare nel dettaglio del passo o appunto del passaggio coreografico, della coreografia, vi aiuterà a memorizzarlo meglio. A me molto spesso è capitato questa cosa di studiare a pezzettini o comunque imparare i vari dettagli e sfaccettature del passo e di riuscire poi a ricordarmi la parte globale. Ho scontato, modestamente. Penultimo consiglio, vitale e fondamentale, ve l'ho detto in tantissimi video: non abbatterti se sbagli. Sbagliare sicuramente darà modo all'insegnante di correggerti e di conseguenza a te di poter fare tesoro della correzione e di migliorare proprio quel passo che normalmente non ti viene. Non abbatterti vuol dire che se non ti viene in quella lezione, sicuramente la volta dopo potrai migliorare. Tutto sta nell'applicarsi e cercare di metterci impegno. Poi ovvio che se uno viene a lezione con la voglia di un bradipo morto è un altro discorso, perché la correzione non servirà a niente, la persona indicata appunto non ha sicuramente voglia di migliorarsi, e quindi pace, pace all'anima sua, ecco, insomma, del passo ovviamente, non della ballerina. Ultimo consiglio che vi posso dare è lavorare i muscoli che vi servono per quel passo. Il passo in questione è un grande salto che non vi viene? Lavora i muscoli delle gambe, rinforza le caviglie e le ginocchia. Il passo in questione è un port de bras, rinforza le braccia. Il passaggio in questione è un passaggio di floor work, lavora sulle cadute, lavora sul rinforzo muscolare generale. Insomma, chiedi al tuo insegnante quali sono i muscoli principali che ti servono per migliorare quel passo. Sicuramente l'insegnante ti potrà dare i giusti consigli per poter rinforzare quella parte. Potrà darti modo anche di scoprire che magari hai un tono muscolare non abbastanza forte nelle gambe, quindi questo ti farà focalizzare sul tuo problema e ti farà migliorare effettivamente il tuo difetto. Quindi sicuramente chiedere è una grande soluzione. Insomma, tutto alla fine si riconduce al punto 1. Però spero che questi 7 consigli vi abbiano dato una mano e spero che vi possiate beare, diciamo, di questi piccoli insegnamenti per poter migliorare nel basso, nella coreografia. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se avete delle altre richieste per dei consigli per futuri video, su quale passo o su quale coreografia state lavorando che proprio non ci riuscite, non vi entra in testa. Magari vi posso dare qualche consiglio personale. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questi 7 consigli possano essere utili a vostre amiche, parenti, compagni di danza, insegnanti di danza, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale siano fantastici e meravigliosi, iscrivetevi con il tastino qua sotto e anche cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Un bacione e ci vediamo alla prossima!